Oh, buongiorno ragazzi, bentornati sul canale per questo nuovo video. Oggi registrato dal mio appartamento perché purtroppo non sono riuscito ad andare in studio. Vi presento questo prodottino interessante di Xiaomi, la Bedside Lamp 2, una lampada da comodino che però può essere usata tranquillamente anche sulla scrivania o su un mobile in sala, a colori, anche a colori completamente touch. Adesso faremo l'unboxing, vi farò vedere che cosa contiene la confezione e vi mostrerò tutte le sue funzioni. Allora, vediamo il contenuto della confezione, il manuale di istruzioni, anche in italiano, il suo alimentatore, compresa italiana, e ovviamente la Bedside Lamp 2. Ho collegato la lampada alla corrente, vi faccio vedere le sue funzioni principali del pannello touch. Innanzitutto il pulsante in basso accende e spegne la luce, come potete vedere. Il pulsante a sfioramento serve per aumentare e diminuire l'intensità della luce. E il pulsante in alto è il pulsante funzioni che mette i colori, toglie i colori, mette la luce bianca, insomma tante funzioni. La lampada l'ho già accoppiata per comodità alla sua applicazione di Xiaomi Home, tramite il codice che ho trovato nel manuale di istruzioni. Una volta accoppiata con l'applicazione di Xiaomi, automaticamente è stata vista anche dall'applicazione di Alexa. Poi l'ho accoppiata anche con Apple HomeKit, quindi adesso vi farò vedere come attivarla anche tramite voce. Purtroppo non posso farvi vedere Google Assistant perché purtroppo non ho prodotti Android. Vediamo innanzitutto come funziona con Alexa. Alexa, accendi lampada. Come vedete si è accesa. Alexa, metti lampada su rosso. Cambiato il colore. Alexa, spegni lampada. Come vedete con Alexa... Scusate Alexa, funziona benissimo. Adesso vediamo come funziona con Apple HomeKit. Ehi Siri, accendi lampada. Ok. Vedete, si è accesa. Ehi Siri, spegni lampada. Fatto. Come vedete, funziona molto bene anche con Apple HomeKit. Anche con l'app è possibile fare tutte le funzioni che si fanno col pannello touch posto anteriormente. Si può tranquillamente accendere la lampada, variare la sua luminosità, come potete vedere, portarla dal massimo al minimo e viceversa. Si può cambiare il tipo di luce, mettere i vari colori e cambiarli, basta scorrere lo schermo, quindi vedete che è tutto di una semplicità disarmante. E si può anche mettere dall'app l'applicazione luce fluida, che sarebbe il cambio continuo dei colori. Quindi devo dire, l'applicazione la gestisce veramente molto bene e senza alcun tipo di problema. Come avete visto, funziona davvero bene. I comandi sono immediati, reattivi, funziona benissimo con Alexa, con HomeKit, presumo anche con Google Assistant, ma come ho detto non posso farvelo vedere. Quindi devo dire, per quello che mi riguarda, sono rimasto molto soddisfatto. L'intensità della luce è davvero potente, quindi non dico che illumini tutto il mio soggiorno, che il mio soggiorno è molto grande, ma devo dire che per stanze di una media grandezza direi che va molto bene. Come vi ho detto, può stare sia sul comodino, ma va benissimo anche su una scrivania e anche su un mobile in soggiorno, e devo dire che col suo design molto bello fa sicuramente la sua figura. Quindi direi promossa a pieni voti e ve la consiglio sicuramente. Allora, abbiamo detto tutto per quello che riguarda questa Bedside Lamp 2 di Xiaomi, questa lampada da comodino o scrivania o quant'altro. Spero vi sia piaciuta, spero di essere stato chiaro nelle spiegazioni. Se avete qualche domanda, ovviamente scrivetemelo qui sotto nei commenti. Se siete interessati all'acquisto, vi lascio comunque tutti i link in descrizione. Io, come al solito, vi do appuntamento per il prossimo video, sempre qui sul canale. Un saluto da Alessandro Cova.